Buongiorno amici, benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò dei coni ripieni di carne di tacchino e funghi. Prendiamo una piadina, la tagliamo a metà, in questo modo. Formiamo un cono, arrotolando praticamente su se stessa, in questo modo, la piadina. E la blocchiamo con un stuzzicadenti. Ora li mettiamo in forno a tostare fino a quando non si induriranno. Un quarto d'ora basterà. Un quarto d'ora, 20 minuti. Prendiamo un tegame e mettiamo un filo d'olio, uno spicchio d'aglio e i funghi tagliati a fettine. Io uso funghi champignon. Tagliamo le fettine di tacchino a striscioline. Ecco qui. Ora mettiamo tutto nel tegame dei funghi e facciamo cuocere, mescoliamo e facciamo cuocere. Ecco i coni. Per non abbassarsi questa parte, ho messo della carta da forno dentro perché sennò si sarebbero abbassati, invece così sono rimasti belli aperti. Ho messo prezzemolo secco già tritato col peperoncino. Ecco qua, il tacchino e i funghi sono cotti. Ora iniziamo a riempire il cono. Mettiamo un po' di maionese. Ora mettiamo funghi e tacchino dentro il cono. Così in questo modo. Ora mettiamo un po' di maionese ancora. Così e finiamo di riempire. Ecco qua, ora è pieno e impiattiamo. Buonissimo. Proprio croccante. Allora, questo cono lo potete fare anche come antipasto, anche un po' più piccoli volendo. Ovviamente io oggi ho messo solo funghi e tacchino. Ma lo potete riempire con ciuffi di insalata verde, cipolla rossa tagliata a rondelle, altri tipi di salse. Io avevo solo la maionese, oggi avevo solo i funghi. Pensavo di avere dell'insalata in frigo, invece non ne ho. Devo andare a comprarla. Però è veramente buono. E, se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella, mettete qualche commento qua sotto. Grazie per aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, alla prossima ricetta, ciao!